Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, eccoci qui oggi con Watchdog Legion. Signori, lo stavo aspettando veramente da una marea di tempo ed in effetti eccoci qui. Allora, avevo provato già Watchdog su console tanti e tanti anni fa e così mi ci infognai così tantissimo. E quindi quest'oggi per la prima volta ragazzi andremo a provare Watchdog Legions. Vediamone un po'. Quanti di voi saranno interessati a questo primo appuntamento sul canale di YouTube, perché la restante parte la farò su Twitch. Se, come detto, siete interessati, continuerò con il gameplay semplice. Se magari qualcuno di voi poi non è interessato al titolo, me lo giocherò su Twitch per le live. Detto questo, ragazzi, bando alle ciance e andiamo subito con una campagna. Campagna. Crea una resistenza con quasi tutti i personaggi che incontri in una Londra del futuro prossimo. Ok, pulsante A seleziona. Pulsante Y opzioni. Pulsante B esci. Ok, questo determinato tipo di signorina barra voce non so com'è che si disattiva. E quindi andiamo con una campagna. Nuova partita. Ok. Pulsante A seleziona. Pulsante Y opzioni. Pulsante B indietro. Ok, grazie cara, gentilissima. Allora, vediamo un attimo, facciamo nuova partita. Classica. La modalità classica è la tradizionale esperienza di gioco di Watch Dogs, Legion. Una volta selezionata, la modalità classica non può essere cambiata, ma puoi sempre selezionare la difficoltà e la modalità di morte permanente. Grazie cara, gentilissima. Pulsante B indietro. Resistenza. La modalità resistenza è un'esperienza di gioco impegnativa che mette in difficoltà il Dezek. Londra è mortale e Albion ha sete di sangue. Combattimento, furtività, corpo a corpo e inseguimenti sono proibitivi, lo spostamento rapido è limitato e la morte permanente è attiva. Grazie. Una scelta per chi cerca un'esperienza frenetica e coinvolgente. Una volta selezionata, la modalità resistenza non può essere cambiata. Pulsante B indietro. Ok, allora ragazzi, andiamo con una classica. Difficoltà gioco. Singolo. Normale. Bilancia l'allerta dei nemici, i danni delle armi e l'efficienza dei modalità morte permanente. Se la morte permanente è attiva, gli attivisti muoiono e vengono rimossi permanentemente dal gioco se subiscono danni letali. La partita si conclude se tutti gli attivisti non sono più disponibili. Avvia. Vuoi okay. Iniziare il gioco in... Sì, lo comincio così, non ti preoccupare, state a casa, mi raccomando, buone feste. E come detto ragazzi, sono con il gamepad e andremo a provarlo insieme. Come detto, vediamo un po' quanti di voi saranno interessati a questo primo appuntamento di Watchdog Legion. E come detto, se sarete quantomeno interessati, cercherò quantomeno di farvi un secondo episodio o magari... vediamo un po' se faccio le live su Twitch, perché troverete qui sotto città. Qui in descrizione il storia link di Twitch. Di strada e turisti che la immortalano. Pub che servono pinte e sorrisi. Musica, teatro e arte. Multiculturalismo. E la metropolitana più antica, The Tube. Lo standard per tutte le altre città non si discute. Sono serviti 12.000 anni per costruirla e solo una notte per distruggere tutto. Allora, già graficamente, ragazzi, è fatto veramente benissimo, Naturalmente, io non ho una 3090 RTX, ma ho una Radeon RX 580 e va più che benissimo. Dalton. Rapporto sulla situazione? Perimetro di sicurezza disattivato, ma ci sono i tuoi amichetti volanti. Porca puttana. Bene. Dalton, non perdere tempo. Sì, signora. Ok. Sono dentro. Bene. Ora. Hai idea di cosa troveremo, Bagley? Se non fossi andato via di corsa, hai mai pensato di lasciare questo tipo di minacce alle autorità? Divertente, Bagley. Qualunque autorità preferirebbe arrestarci piuttosto che fare qualcosa di utile. Dovremmo cavarcela da soli. Fa' attenzione, Dalton.
Bagley, senti apprensione nella voce di Sabine. Fantastico, parlare di sentimenti a un computer. Questo spiega molto. Piantatela voi due e mettetevi al lavoro. Agli ordini. Ok. Va bene. Allora, operazione indaga sulla minaccia al Parlamento. Come detto ragazzi, sto usando il gamepad dell'Xbox One. L per accucciarti e muoverti furtivamente. Così. Però aspetta, che cos'è questa freccia qua? B. Ah, ok, per mettermi contro il muro. Allora, premi X per eseguire l'eliminazione di un nemico ignaro. LB lo possiamo anche distrarre. Ma quanti ce ne sono? Soltanto lui? Vabbè, che cos'è? Già iniziamo bene, madonna, ho sbagliato pure tasto. E che cos'è? Opzioni. Ubisoft, opzioni. Vabbè, signori, sono andato un pochettino troppo... animale sarei tu, giovane. Che cos'è? Signori, secondo me è meglio che mi faccio uccidere perché purtroppo ho sbagliato letteralmente il tasto. Ok, allora, l'ho fatto fuori. Sì, come detto ragazzi, ho iniziato veramente malissimo. Quindi ho sbagliato completamente tasto. LB apre e chiudi. Dai corpi possiamo prelevare roba? Cioè, manco se fossimo alla banca. Allora, LB. Ok, perfetto. Poi fare il bravo e non dare spettacolo, Dalton. Se loro non sparano a me, io non sparo a loro. Che dici? Ok, allora vediamo un po', andiamo avanti. Andiamo magari a Cucciati, che forse magari sarà anche meglio. Allora, siamo... Ma come TikTok? Scusi, ma che fai? Video su TikTok? Allora, premi A per superare le ringhiere, salire sui muri e saltare oltre gli ostacoli. Va bene. Dai. Allora... Ok, passi pesanti, bene. Credo che ci saranno roba di nemici da queste parti. Olè. Vediamo un po'. Credo che dovrei oltrepassare questo ostacolo, va bene. Allora, tieni premuto LB su una porta chiusa per rilevare il collegamento con il terminale a circuito chiuso e aprire la porta. Allora... Madonna, fa tutto quel giro? Credo proprio di sì. Trovi il terminale a circuito chiuso. Allora, il... possiamo controllare anche... Attira, controlla. Ah, ok, allora possiamo anche vedere un attimino le telecamere. Cosa molto bella. E premi LB mentre miri a un dispositivo esplosivo per usare l'hack... Innesca, non ho capito, innesca trappola. Allora, detona, attiva, innesca la trappola. Oh madonna. Credo che ho fatto la cosa giusta, non lo so. Però... Vediamo, aspetta. Allora, credo che dovrei andare dall'altro lato. Allora, aspetta, se io magari cerco quantomeno di controllarla, la posso spostare? No? Magari al di sopra? Credo di sì. Però lei si muove comunque sia a destra e a sinistra, ma non credo che scenderà. O no? Mi sa che sta scendendo. Non lo so, però comunque io mi ci piazzo qua dietro. Però vedo che
sta andando un attimino destra e sinistra da come l'avevo lasciata io, oppure no? No, mi sa che si è riabbassata. E comunque vediamo un po', aspetta. Ok, sta a fare il giro. Com'è che faccio ad arrivare? Oddio, madonna, chi cavolo t'aveva visto a te? I loro profili sono super criptati, nessuna informazione personale. Praticamente dei fantasmi. Ok, allora stiamo distraendo la guardia. Credo che forse... Ok. Innesca la trappola, no? Perché c'era un altro tizio qua sopra, eccolo. Però adesso la telecamera... Guarda qua. Ma scusi, ma che sta a fare i graffiti? Ma lo sai che è illegale? Tacchete, olè. Perfetto, ottimo. Allora, vediamo un po'. Innesca la trappola, no? Perché dovrei vedere un attimino di aprire la porta. E per poter aprire la porta mi sono dimenticato dove cavolo era. Allora, la telecamera è là sotto, però non penso che mi possa riprendere. Va di qua, va di là e arriva là dietro, giusto? Sì. Allora, il pannello di controllo si trova dietro il muro qui. Quindi, andando di qua, salendo, eccolo qui. Perfetto. Quindi, che faccio? Merda. Apri. Hanno scatole piene di roba del DedSec. Cosa? E come hanno fatto a prendersela? Non lo so, ma qualcuno vuole far sembrare che il DedSec sia stato qui. Merda. Procedi con estrema cautela, Dalton. Quello che sto provando a fare. E comunque chi sono questi tizi in nero? Non sono identificabili, non credo sia un caso. Allora, attaccati al muro perché là c'è la telecamera. Allora, controlla. Tanto comunque sia, credo che starà un bel po' di tempo per fare il giro. E ok. Allora, aprimi la porta qua. Salve, buongiorno. Molto figo. Molto molto figo. Sono... Cazzo, questo posto è pronto a saltare per aria. Gesù, quei contenitori. Bagley, non sarà... Nitroammina RDX, tanta da radere al suolo il Parlamento. Rilevi un detonatore, Bagley? Non proprio, ma c'è un dispositivo che sta inviando un fottio di dati criptati dal piano sopra di te. Allora ci siamo, vado subito. Però aspetta. Dobbiamo prima pensare un attimino alle guardie, perché una la stavo distraendo. E ok. Allora, ne ho uno che sta arrivando da qui. Che la posso eliminare perfettamente. E siamo a uno. Cioè rileva anche i passi su vari tipi di materiali. No. Ciao caro. Olè. Aspetta un po'. L'altro è di... No. Era di spalle, cioè. Vai, 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 tacchete. Olè. Perfetto. E... Hanno messo la firma del DedSec su tutte le bombe. Queste merde vogliono far saltare il Parlamento e dare la colpa a noi. Bene. Non lo faranno se arrivi al detonatore. E vabbè. E comunque... stavo vedendo, ma... Riprendi. Dai. Vabbè. Non ho capito come cavolo fare a disattivare la signorina qui, però... Ci lavorerò dopo. Apri. Dai, pure chiusa a chiave. Ah no, vabbè. Colpo e mischia. Cioè ti rileva proprio qualsiasi tipo di cosa. Bello. Carino. Funzionale. Molto pratico come gioco. Molto infognante.
Cioè, perché comunque sia devi stare lì. La Camera dei Comuni. A capire. Dunque, sì, questi tizi devono avere le palle per prendere di mira il governo. Come detto, devi stare lì a capire come fare per poter liberarti la strada. Allora, accovacciati. Innesca la trappola. Però... innesca la trappola, ma nemici da questa zona credo che non ce ne siano. Questo interagisci, che roba è? Non lo so. Olè. Ecco il detonatore. Uh-huh. Ed è già innescato. Bugley, mi servirà una mano. Sì, ma purtroppo sono tagliato fuori. Bene. Cazzo. Non abbiamo speranze senza Bugley. Aspetta. Forse conosco un modo. Sono stato addestrato alle procedure manuali. Sei pieno di sorprese. Sai quello che fai, giovane? Sì. Cerca di sbrigarti. Ah, beh, certo. Basta staccare qualche filo, okay, ed è fatta. Ora tocca a te. Ci sono. E le bombe si sono appena innescate. Ah, bene. Questo complica un po' le cose. Porca puttana. Ci riesci o no? Certo, ma potrei anche attivare un falso contatto e farti saltare in aria. Ti avviso. Questo attirerà un bel po' di attenzione, Dalton. Eh beh. Ci costa. Abbiamo compagnia sul retro. Benissimo. Merda. Hai detto giusto. Abbiamo un po' di casini qui al QG. Quanto ci vorrà ancora, Bugley? Dipende da quanto spesso mi interrompete. Eh beh, giustamente. Okay, gente. Su le maschere e mano alle pistole. Ah, eccoci. Tra poco si balla. Eccala. Cazzo. Damose. Allora, le guardie sono arrivate e per il momento ne sono ben tre. Ah ah. Posso provare a trattenerli. Ok, ma ce l'abbiamo meglio una pistola? Ma credo di sì, eh. Porca puttana. Eccola. Allora. Sabota. Disinnesca le bombe. C'è traccia del bersaglio? Novità, Bugley? Diciamo solo che il livello di sicurezza anti-intromissione è tanto sorprendente quanto seccante. Ci sto lavorando. So che sei qui da qualche parte. Qui è tutto a posto. Controlliamo anche gli angoli. Area libera. Continua a cercare. Ok. Bugley, dimmi che stai per finire. Ho aggirato la sicurezza. Madonna, ce ne sono tanti. Codice che nascondono la sequenza di detonazione. No. Aspetta, buon uomo, panico. Madonna. Dai. Ma che te serve aiutate zitto un attimo? Non vedi che qua stiamo a fa cose noi altri? Mi muovo. Madonna. Mi serve un riparo. Ma che riparo e riparo? State zitta, state buona cuccia. Bersaglio colpito. Ma che bersaglio colpito? State calma. No. Accucciati. Dalton, un problema. Mi servono le tue appendici fisiche ora. Cosa? Che te serve di me? Oddio. Che succede? Ci sono tre slot sulla sinistra. Uno è il ricevitore. Devi tirare il filo del controller. Mi prendi per il culo? Proprio per niente. Tira quel filo. Se mi fai saltare in aria... Dai, e... Bomba disinnescata. Olè, andiamo a festeggiare. Visto? Non è stato difficile, no? Bugley, bastardo. A momenti mi prendeva un colpo. Oh no. Wow, ma che cazzo sta succedendo? A quanto pare il Parlamento non era l'unico bersaglio. Si sono appena attivate altre bombe. Bene. Cazzo, dobbiamo dare l'allarme. Oddio, siamo... Qui, City. Sono sparsi in tutta Londra. Non c'è tempo. Ma c'è mia sorella alla conferenza Toan.
Dobbiamo fare qualcosa. Ho rilevato un trasmettitore sul tetto che manda un segnale agli altri siti degli attentati. Se riesci a raggiungerlo... Posso bloccare tutto. Eccola. Ah, è a posto. Sabine! Cazzo! Dalton, sono entrati! Via, sul tetto! Bene. Siamo messi veramente malissimo per il momento? Sì, a quanto pare sì. Allora, per scattare RT. Volevo prendere... Ah, ok. Credo che le munizioni, penso che le prende in modo automatico. Che roba è questa? Ah no, innesca la trappola. Vediamo un po', altre munizie. Ok, perfetto. Allora, RT per correre. Dunque, innanzitutto dobbiamo vedere da dove andare. Credo che la strada sia proprio questa. Sabine, che succede? Siamo sotto attacco. È Bene. Un massacro. Da protocollo dobbiamo cancellare tutto, anche Bagley. Mi oh. serve per il trasmettitore. Oh. Lo so, ma nessuno no. deve sapere quel che sa Bagley. Nomi, operazioni, luoghi. Non lo so che okay. cavolo... Farò alla vecchia maniera. Cancellalo. Sì, cancellami. Fallo, Sabine, e poi vattene da lì. Merda. Apri, controlla, attira. Che cos'è? Ok, Bagley è andato. Sei da solo ora. Bene, perfetto. Non si va male. Andrà bene. Ci vediamo dove stabilito. Promesso. Buona fortuna. Allora, questa porta è bloccata. Però come cavolo faccio a capire dove... Come che faccio a vedere... Ottieni la chiave per sbloccare? Allora, una chiave è qua dentro. Però com'è che faccio ad entrare qui in questa... In questa stanza. Allora, controlla. Attira. Telecamera. Ah, ok, sto scaricando il download della chiave. Cioè, tutto fatto a distanza. Ok, credo che forse avrò fatto. Non lo so, Provo. Oh, merda. No. Allora, ah, per la ruota. Ah, ok, c'abbiamo pure la mitragliozza, gente. Cioè, con questo qua ci famo i peggio trick. Dove vai? Buona. Ehi, sotto attacco. Dai, esci fuori. E che cos'è? No, adesso dovevi ricaricarmi. Madonna, questi qua però sono molto molto più corazzati, Sono onesto. Ok. Recupera. Recupera tutto. Allora, LB per questo. Attira, detona. Innesca la trappola. Ok. Quindi. Apri. Olè. Perfetto. Ce ne possiamo andare via di qui? Credo di sì. Ma non in tutta tranquillità, però, Oh madonna. Ok, ok, ok. Bingo. Ha visto? Vabbè, che cos'è? Cavolo. Giorno. Che cazzo saresti tu? Credi ancora di essere qui per salvare Londra? Mi dispiace deluderti. Ci aiuterai con una faccenda importante. Importante, dici? Far morire cittadini. Eccola. Esatto. Per salvare il mondo. Bene. È già successo che migliaia di londinesi siano morti, no? La peste, il grande incendio, il blitz. Spiacevole. Ma la distruzione è sempre la cura. E comincia oggi. Zero Day. Aha, eccoli. Madonna. È giunto il momento di un reset.
Oddio. Ma l'hanno fatto fuori? Madonna ragazzi, che capolavoro, cioè, ma... Meglio che non parlo, parlerò magari dopo. ...in tre luoghi di Londra. Le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere in casa in attesa degli sviluppi della situazione. Non si conosce ancora il numero ufficiale delle vittime, ma si sospetta... Centinaia di persone si sono radunate spontaneamente per una veglia a lume di candela durante la quale esprimere vicinanza alle famiglie e il cordoglio della città. Londra è più che mai determinata... In una conferenza stampa al 10 di Downing Street ha affidato a Nigel Cass, CEO della milizia privata Albion, la gestione della sicurezza di Londra. Cass si è impegnato a dare la caccia al DedSec, il gruppo terrorista responsabile di forza. Albion ha utilizzato avanzati sistemi di intelligenza artificiale e droni autonomi per catturare i membri superstiti del DedSec. Un severo monito a tutti gli aspiranti ribelli. Del paese stanno registrando profitti record grazie a una maggiore efficienza di produzione e di distribuzione, consentita dall'uso di nuove tecnologie concepite in origine per scopi puramente militari. Le attività criminali sono in netto calo nella città di Londra. Scommesse clandestine, traffico di droga e prostituzione diminuiscono in seguito ai provvedimenti contro i capi di 4 dei 5 maggiori clan criminali. Le strade di Camden e Brixton saranno... Grazie al prolungamento fino a data da destinarsi del mandato di Albion, la vita sta finalmente tornando alla normalità. In tutti i quartieri sono state rimosse le limitazioni agli spostamenti grazie all'adozione di... Affermano le fake news, i disordini a Trafalgar Square sono stati un fenomeno trascurabile. Probabilmente sono opera di agitatori stranieri che diffondono falsità. In ogni caso, Albion continua a mantenere il pieno... Queste circolano in internet nonostante le misure del governo contro le fake news. Tali teorie, secondo cui i terroristi del DedSec sarebbero stati ingiustamente accusati degli attentati diffuse nel dark web, sono state ampiamente smentite. I nostri reporter non hanno trovato un solo londinese disposto a esporre pubblicamente tali teorie. I fatti non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Fighissimo, bellissimo. Che cosa dirvi, ragazzi? È un titolo veramente emozionante. Quindi non avendolo mai giocato, anzi primissima volta che lo gioco. Mi serve una squadra, ma non posso rimettere in piedi il DedSec da sola. Hackeriamo il sito est di Londra e vediamo chi è disponibile. Bene, si inizia anche con l'aggeraggio. Allora, vediamo un attimo. Fai rinascere il DedSec. In questo episodio di Buccaneer Radio parliamo del gruppo di attivisti digitali e presunti terroristi del DedSec. Abbiamo in linea Colin, un ascoltatore. Che ne pensi, Colin? Lo dico dall'inizio che avremmo dovuto sbatterli in galera, quelli del DedSec. Adesso dico che bisognerebbe fucilarli e basta! Ma non ti sembra un po' troppo comodo che siano stati additati come attentatori senza uno straccio di prova? Ma hai visto il Toan? Hai visto in che stato è la città? Che altre prove ti servono? Beh, Colin, direi che bisognerebbe considerare la loro storia di azioni non violente. Albion ha mandato in ospedale molta più gente del DedSec in questi mesi. Sento puzza di capro espiatorio. E ora abbiamo in linea Emily. Emily, tu cosa ne pensi? Hai perfettamente ragione, Claire. Il governo ha incastrato il DedSec per far credere di avere il controllo della situazione. Probabilmente non hanno idea di chi ci sia dietro gli attentati, ma questo non fa bene alla loro immagine, no? Il DedSec è la loro spina nel fianco. Quale miglior capro espiatorio? Angie, tocca a te. Tu cosa pensi di tutto questo? Penso che il DedSec abbia rivelato la sua vera natura. È terribile pensare che per anni li abbiamo lasciati agire indisturbati. Terroristi, nati e cresciuti sotto casa. Il DedSec ti fa più paura delle varie bande di Londra, tipo il clan Kelly? I Kelly al massimo ti incendiano il negozio o ti ammazzano. Non si sognerebbero mai di mettere una bomba al Parlamento. E ora tocca a Crypto King. Ti senti più sicuro usando uno pseudonimo? Tutti dovrebbero usarne uno. Perché permettere loro di controllarci ora che sappiamo di cosa sono capaci e fin dove sono disposti a spingersi? Aspetta, stai parlando del governo? Stai dicendo che secondo te il governo è responsabile degli attentati? Oh, fidati, Claire. Non l'hanno fatto da soli. Sono tutti responsabili. Il governo, Albion, il Sears, Bloom, quella stronza di Sky Larsen, fino a Downing Street. Vogliono tenerci nel terrore, domarci col controllo della mente, sfruttarci fino all'ultima goccia di sangue e quando saremo morti vendere i nostri cadaveri. E cosa
suggeriresti di fare, Crypto King? Rifugiarci sottoterra, giù fin dove non arrivano i segnali elettrici. Non c'è altro modo. Grazie agli ascoltatori che ci hanno chiamato. Madonna, signori, abbiamo hackerato il mondo e abbiamo anche manovrato un ragno, cioè una specie di ragno. Bello. Sono emozionato. Veronica Popa, giocatrice di rugby, ha completato una maratona con una caviglia rotta. Forma fisica. Subisce meno danni. Buon paziente. Convalescenze più brevi. Pulsante a scegli. Allora, da quello che ho capito possiamo scegliere i nostri primi tre attivisti, che tra cui la prima è Veronica Popa. Gaylor Illy, contrabbandiere, congedato dall'esercito per insubordinazione. P9, pistola semiautomatica, antichelle, danni fazione extra, pulsante a scegli. Perfetto. E Barbie Passi, compositrice, crea coupon finti, manganello borchiato, arma corpo a corpo, scontro, sconto abbigliamento. Sconto abbigliamento. Questo qua. Okay, Brian Weiss, imprenditore seriale, ha una linea telefonica privata con il commissario di polizia. Contatto nella polizia. Detenzione squadra più breve. Bonus assunzione. Guadagno e tu al reclutamento. Pulsante a scegli. Allora, io direi di scegliere, non lo so nemmeno io, perché in tal caso ce ne sono di attivisti. Joel Doshi, Kavita Prasanna, influencer, ha comprato un'auto sportiva da 200.535 sterline, Oscuro Ultra 8, veicolo sportivo personale, Brentan Edgerton, programmatore software, gestisce un forum di hacker sul dark web, tradimento drone, ottieni fedeltà drone, hack fulmineo, ricarica hack breve, pulsante a scegli. Allora, questo qui ci potrebbe ritornare molto utile, perché comunque sia è un hacker, quindi scelgo il primo, ovvero l'hacker, mentre Kavita Prasanna, influencer, ha comprato un'auto sportiva da 200.535 sterline, Oscuro Ultra 8, veicolo sportivo personale, anti-inseguimento, immunità droni cacciatori, pulsante a scegli. Allora, immunità droni cacciatori, scelgo anche lei. Gaylor Illy, contrabbandiere. E scelgo anche lui. Vuoi cominciare? Conferma. Ok. Gaylor Illy, contrabbandiere. Ok, va bene. Allora, abbiamo scelto i nostri primi tre attivisti e vediamo un po' di proseguire. Magari vediamo un po' se ci possiamo fermare, se posso salvare la partita, se viene salvata in modo automatico o manuale, non lo so. Damose. Tacchete. Ok, perfetto. Allora, siamo in game di nuovo. Ce l'hai fatta, mi fa piacere. Se vuoi dedicarti alla causa, il DedSec ha bisogno di te. Ti invio le coordinate del nostro ultimo rifugio, ci vediamo lì. Ok. Allora, possiamo guidare anche un'auto per aprire la mappa, posiziona una destinazione sulla mappa per generare una linea GPS. Mappa. Luogo attuale. Brewer ST. Spostamento rapido, no. Ok, allora, per entrare a bordo di un veicolo. Ok, allora, riprendi. Signori. Pulsante B indietro. Madonna, che cos'è? Basta. Allora, come detto ragazzi, io concludo qui questo primo appuntamento della serie di Watch Dogs Legion. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti se magari volete qualche altro episodio, perché se non sarete interessati per niente, almeno a questo primo episodio, farò le live su Twitch, che vi ricordo che potrete trovare qui sotto qui in descrizione
il link se magari qualcuno vuol venire a trovarmi, magari fare quattro chiacchiere eccetera. Niente ragazzi, vi invito a lasciare like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo molto presto in un prossimo episodio. Un saluto a tutti da G90 Gamer, ciao a tutti ragazzi.